Ciao a tutti! Oggi sono ritornato a Mombello in compagnia di Gianna, che è quella che gestisce il blog La Malefitta Felice. Scrivo anche per podcast e per notizie.it. E siamo qui per farvi vedere tutte le parti, più o meno quelle che riusciamo a vedere, del manicomio che le altre volte che sono venuto non abbiamo visto. Oh yeah! A tra poco! Siamo appena entrati. C'è Gianna che già si è inoltrata. Ah sì, sto facendo le foto. Tante foto. Come potete vedere, il posto è abbastanza danneggiato dai vandali. Abbastanza, di brutto. Vabbè, volevo essere generosa, su. Sì, no, è che è tantissimo devastato dai vandali. Tra l'altro anche uno spreco urbano, perché comunque si potrebbe riqualificare come posto. Sì, anche perché qui non è come in altri posti dove sono stato ultimamente, che è tutto abbastanza marcio. Qui la struttura è ancora tutta intera, tranne qualche tetto in qualche edificio, ma il resto è tutto intero. Ah, pure lo scopino per il WC c'è. Sì, c'è di tutto, guarda. Aspetta che faccio la foto artistica dello scopino per il WC. Sì, artistico, il fatto è che questi... Sembra una cosa stupida lo scoppino del WC qui, però vuol dire che è tutta gente che ha vandalizzato proprio... Ah, qua c'è una branda, ma penso sia originale. Sì, le brande che ci sono dentro sono gli avanzi, anche la porta è quella originale. Ok, comunque io ho conosciuto una persona che ha avuto la mamma ricoverata qua al manicomio di Mombello, e mi ha raccontato che facevano elettroshock come se piovesse, la mamma è stata rovinata appunto qua dentro. Non entro ovviamente nei particolari, anche perché per rispetto di questa persona, però so che comunque qua è stato un luogo di sofferenza e non da ridere. Cominciano a venirmi i brividi, che bella roba. Beh, essendo un manicomio, l'elettroshock era una pratica molto comune. L'amministrazione, esatto. Sono tutte pratiche, tutte cartelle. Suppongo. Questa a terra, sì. Ok, registro, vediamo. Manzo, secondo me è la mensa, perché si parla di carne, cose così. Aspetta. Carne suina. Certificato di vaccinazione antirabbica, il sottoscritto veterinario. Cosa c'entra con un manicomio le cose del veterinario? Non me lo chiedere. Sono tanti di quei documenti, sai raccogliere tutti questi documenti, quanti pezzi di vita di gente che è stata qua, sì, dentro, esatto. Che, allora, che non se ne sa più nulla. Infiliamo qua la telecamera, vediamo cosa mi trovo. Ah beh, qualcosa lo vede, ah, oddio. Qui? E qui cosa c'è? Questi erano bagni. Ah, i bagni, perfetto. Sì, 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 sì. Anche questi ovviamente devastati dai vandali. Tutto, tutto, proprio nei bagni. E qui c'è un'altra stanzone che è sempre quella di fianco. Sì, è la stessa porta, non cadere. No, devo stare attento. E i bagni sono qua, furono qua dentro. Furono? Sì. E lo scopino che era là. Ok, esatto. Ok. Anche in questa stanza l'avevamo già visitata, infatti è sempre... solito cartello, pericolo di radiazione e irradiazione esterna. Sì, beh, tanto di radiazioni non ci becchiamo ancora. Sì, ormai non c'è più niente, ma anche il segnalatore qui segnala campi elettromagnetici, ma adesso è proprio fermo. Da quando siamo entrati non si è mosso. Ok, perfetto. Qua. Sì, anche perché il pavimento qui va bene, tutto se, volete, se volete venire a vedere questo posto non venite in sandali, scarpe aperte. Esatto. Consiglio mio personale. Perché è tutto pieno di vetri, frammenti, frattaglie. Andiamo a casa questa? Allora, questa è la stanza di prima? No, sono altri bagni. Ah.
Ma qui in questo padiglione di interessante non c'è niente, perché l'avevo già visitato. Beh, allora andiamo, e ti dico, scusa. Sì, wow. Cosa c'è? Niente, qui c'era una sedia l'altra volta che eravamo venuti, e qui fuori in questo punto, quando eravamo venuti di notte, il segnalatore segnalava bene, invece adesso è fermo, quindi... Boh. Allora, qua va bene, una stanza vuota. E sì, ormai sono tutte stanze vuote qui. No, che non c'è nulla di trascendentale. Niente, finiamo il giro qui dentro e esploriamo un altro padiglione. Guarda, io ti seguo. Va bene. Top, volevi la sedia, eccola qua. Ah. Allora, visto che siamo entrati di là, andiamo di qua. Perfetto. Sì. Perfetto. Che di qua. L'ultimo sguardo, ma faccio, sono tutte stanze uguali. Sì, sono tutte uguali qua, e anche al piano di sopra. Un giardino che ormai sembra una giungla. Esatto. Ah, pure una cosa che è la cassa. Va bene, andiamo. Un attimo. Sì. Un attimo che voglio controllare una cosa, perché se non sbaglio, se non ricordo male. Sì, se non ricordo male, era qua che l'altra volta il rilevatore. Il murale è proprio brutto quella. Sì, abbastanza, quello là in fondo, ma qui era qui l'altra volta che questo segnalava, invece adesso non segnala più niente. Mm-hmm. Che di cui c'era proprio, un po' si è mosso però, E infatti mi comincio a sentire un po', come dire, perché di qui era dove proprio c'è ancora, si è mosso un pochino, di qui era proprio dove ci rispondeva. Vedi sopra, vedi sotto, invece sì, si è mosso un pedino, ma proprio poca cosa. Ok. Boh, io proporrei di andare dall'altra parte, bene, scendere strada. Nei sotterranei, mm-hmm, e piazzare il computer e poi visitiamo il resto. Va bene. Noi veniamo da quel reparto e passando davanti a questo andremo nell'altro che ci condurrà nei sotterranei. Qui sono venuti rispetto all'ultimo. Possiamo passare, mi sa, di qua, No, ma rispetto all'ultima volta sono venuti vandali proprio, guardalo in fondo. Lì hanno proprio tirato giù, occluso il corridoio. Che tristezza. Ma anche qui non era così l'altra volta. Le altre volte che ero venuto qui sono passati altri vandali che hanno fatto alla grande proprio, ma alla grande tanto, che danni. Occhio che c'è un cadavere in volte. Wow. Questo non è morto da tanto, No. Ma ero venuto, cos'è che era l'ultima volta? A marzo? Febbraio, marzo non c'era. Però qua ci avrà poco da cercare, ma da mangiare. Già. Qui siamo al pratone ormai vuoto, dove c'era il reparto degli agitati, del quale resta solo il cancello che vi avevo già fatto vedere
nelle altre esplorazioni, e adesso esattamente sotto qui ci piazzeremo il computer con i microfoni per registrare eventuali voci o rumori. Mi sa che non c'è neanche più la muratura sotto tutta quest'erba. Non lo so, perché non si sa nulla. C'è il corridoio lì murato, che è appunto dove voglio piazzare i microfoni, e non si sa cosa ci sia dentro. Andiamo a vedere. A sentire? A registrare. Esatto. E dal pratone arriviamo qui, che ci sono questo reparto, già visitato un'altra volta, e questo, che è quello da dove sono entrato nei sotterranei tutte le altre volte, anche perché è decisamente l'ingresso più comodo. E via, si entra. Questo si è mosso un po', c'è la solita scritta: quando vedi un fantasma chiudi gli occhi e grida vai via, e di qui si scende e siamo di sotto. Sì, adesso arrivo anch'io. Sì, ti conviene metterti il casco, perché non si sa mai qua sotto. Adesso me la tanto... muffa. Sì, il profumo di muffa, quello c'è sempre qua. L'aroma inebriante della muffa. Tu considera da quanto tempo qua sotto è chiuso, non è mai entrata aria, addirittura c'è la nebbia. Sembra che ci sia nebbia, è foschia. In effetti c'è lo stato sempre d'inverno, lo vedi che si vede proprio la foschia qui davanti ai raggi di luce? Sì, di pulviscoli e cose varie. Aspetta, qua metto il flash però. Sì, qui per forza. Perché... qui per forza. Andiamo. E va avanti. Fammi strada tu. Va bene. E di qui si entra. Poi tra l'altro è una cosa che so, perché appunto abito in zona. Visitare i sotterranei viene considerato dai ragazzi come una prova di coraggio, dai ragazzi delle scuole. Un attimo ti interrompo, stai attenta che qui ci sono dei cavi che passano d'acciaio, evitali. Beh, sicuramente sì, non faccio Tarzan. Sì, no, ci passi attorno perché... Vabbè, magari qua non c'è niente, però evitiamo di prendere correnti inutili. Sì, no, corrente qui di certo non c'è più niente. Non viene più. No, anzi, il segnalatore segnalerebbe, direbbe, invece no, non dice nulla. Allora, qui ci sono gradini, si scende. Sì, un momento. Qui c'è il pezzo che era stato murato qualche mese fa, murato. Per modo di dire. Sì, era stato sigillato con un telo. E con la spuma, della spuma espansa. Esatto. E non è servito mica troppo. Ma no. Qui notare l'umidità sul soffitto. Cosa c'è qui sopra? Giusto una puntina, eh. No, qua hanno portato anche i cani. Oh sì, ma qui ci ha dormito anche gente, più avanti almeno, altre volte che c'ero stato... Volevano stare al fresco evidentemente. No, ma c'erano proprio delle bottiglie, qualcuno ha fatto anche le feste, le grigliate. Ah. Certo che non è l'ambiente più sano, no, per fare... Un attimo, anche qua c'è un po' di... Sì, passa tranquilla sull'asse che tiene. Perfetto. E su dalle scale. Si va avanti e siamo quasi arrivati. Perfetto. Qualche... Oh, questo si è mosso, Urca. Il rilevatore. Cosa minima, è arrivato appena appena al verde, però vuol dire che un campo magnetico c'è stato lì. Yes. Si scende. Altre scale. Qui a ogni incrocio ci sono le scale.
siccome i passaggi sono stretti. Beh, il vantaggio che... Per far passare sei malati con le barelle o se avevano carrelli con armi, perché qui li usavano anche ai tempi di Napoleone, non erano tutti così antichi. Per farli passare, fargli fare le curve, dovevano tirarli in verticale e passarli di qua. Allora, per evitare troppo sbattimento, hanno fatto le scale che salgono e scendono. Dai, ti faccio luce. Ecco, questo qui è il famoso corridoio. Urca! In fondo murato. Bisogna stare attenti che ogni tanto qui ci sono questi buchi per terra. Infatti. Ecco. Dai, ti faccio luce. Sì, esatto, guarda. Il computer con i microfoni. Volevo mettere il computer da queste parti, circa qui, con il microfono direzionale di là, puntato verso il muro. Praticamente è impossibile romperlo questo vieni. Muro. Vieni. Aspetta, facciamo una foto, Cavolo, quanta umidità che c'è. Sì. C'è la nebbia proprio. Ecco, questo è appunto il reparto degli agitati murato. L'ingresso del reparto degli agitati. Altre volte che ero... puoi spostare che faccio sì, la sì, foto, sì, grazie. Sì. Altre volte che ero venuto qui avevo provato a... Ok, ne faccio un'altra, aspetta. Un attimo, ho provato a infilare dei microfoni. Ma non senza successo. Senza successo perché lì dietro, sì, c'è qualche fessura, ma non passa, non ci si passa. E allora, questa volta... metto il computer qui a metà strada circa. Qua? Sì, con un microfono sì, puntato di là. Magari non inizia. No, appunto lo metto di qua dove non c'è. Però se mi tieni la luce. Qua. Esatto, allora un attimo che. Okay. E via, abbiamo piazzato il computer, sta registrando. Solo un momento che rifaccio la foto perché mi sono fantasticamente dimenticata di mettere il flash. Ok, yes. Adesso sembra giorno. Esatto, e adesso possiamo andare, lasciamo qui il computer lì e andiamo a esplorare il resto. Oh, qui ha fatto degli scattini. Sì, ma per forza è impestato. No. No, il questo, ah, okay, il rilevatore ha fatto gli scattini. Aspetta che qua c'è un pezzo di ferro. No, qua che. No, sì, niente. Andiamo, niente. Allora, adesso torniamo fuori di là. Sì. Si è mosso ancora, poco ma si è mosso. Oppure possiamo andare avanti di qua. Scorciatoia. Che, esatto, subito dopo. No, la scorciatoia era prima, mi sa. Allora andiamo prima. No, ma già che ci siamo ti faccio vedere questo. Ah, bene, mi fai. Ah, no, è questa la scorciatoia, giusto, ah, è giusto. È giusto. Madonna, come fai qua a passare? Si passa, vedrai. Questo qui. Ah, perfetto. Visto che non ti piacciono le scale. Guarda. No. 8 piani in discesa. Ah, che meraviglia! Cioè, proprio mi vuoi bene, Marco, Mi vuoi davvero tanto bene? No, devi stare tranquilla, tanto qui. Ma io sono tranquilla, il problema è che odio fare le scale. Ma sono sicure queste, non... È uno dei pochi posti sicuri dove non c'è da scivolare, dove le scale qua. Tengono. Dai, andiamo. E questa qui è la scala che sembra che vada sottoterra, invece no, segue tutto il fianco della collina e arriva giù negli altri reparti più in basso, quelli che non ho ancora visitato, tra l'altro. Sì, ho visitato solo gli ultimi due più a sud. Aspetta, che neanche, uno solo. Le scale mica tengono troppo, posso appoggiarmi ai tubi? Sarebbe meglio di no. L'ho già fatto, non mi è successo niente. No, più che altro che sono tutto amianto. Ah, ok, allora non lo tocco. Allora, Si scende inesorabilmente.
Ecco, questo che si vede così è tutto amianto. Amianto, era la ricopertura dei tubi di amianto che ormai è tutta aperta, eccola qua. E non è proprio il massimo. E si continua a scendere. Oh yeah! Da che siamo quasi arrivati. E finito il corridoio, lì in fondo si vede della luce. Siamo luce quasi usciti. In tunnel? No, in fondo. In fondo al tunnel, vabbè. Qui c'è da camminare con la testa un po' bassa. Il fatto di essere piccola mi e si va in questo caso. Là in fondo. No, è meglio di qua. Qua? Sì, è meglio di qua. In fondo di lì. Qua? Tutto dritto, sì, tutto in fondo. Ecco, notare qua che c'è anche un borsone da palestra. Qui qualcuno ci mangiava, ci ha dormito. Ci sono anche, dai, cos'è, una borsa. Dai, un picnic alternativo, no? Pezzi di qualcosa, sì. Pezzi di motorino. Ah, pure. Sì, questa è la pedivella di un motorino. Di un ciao. Camminare normale. Occhio, qui no, per fortuna sono piccola, va. Mocca te. Eccoci qua. Ok, qua sì, di qua si esce. Allora aspetta che fotografo la fantastica uscita. Intanto esco. Oh, cresciute un po' di piante. Wow, usciti fuori non ci si muove. Sono cresciuti i rovi tutti spinosi in maniera incredibile. E quindi bisogna tornare di sotto di lì e tornare a uscire dall'altra parte, sperando che non siano cresciuti i rovi anche di là. Visto che uscendo di là sono rimasto incastrato in mezzo ai rovi, usciamo allora, da un'altra parte. Esatto, torniamo indietro e usciamo da un'altra parte. Come facevano a trasportare nelle barelle qua? Con tutte queste scale è un casotto. E qui c'era qualcuno che si è passato qua la serata per entrare poco attrezzato e si faceva luce con questo. Esatto. Però qui, ecco, in effetti non era il posto più comodo per trasportare materiali, degenti, però bisogna pensare che era un posto, scusa un attimo, che di qui non ci sono mai stato. Ah, anzi, forse ho capito. No, non è quello. Siamo di là. Allora, di qua si può uscire senza problemi, sì, perché sì. Finiamo in un reparto. Infatti adesso usciamo, però volevo vedere solo un attimo qui per capire in che punto dei sotterranei. Sì. Qui fa una curva a destra e se là in fondo fa un'altra curva, esatto, sì, ho capito dove siamo. Capito, capito. E quindi di qui si esce e si torna alla luce del sole. Anche qui... devasto, deliri, roba sbattuta giù così. Vandalismo. E si sale. Beh, qua c'è un corrimano, dai. Sì, già più comodo. C'è la cassa di uno stereo. Ah, non lo so, magari questo era uno stereo che era qui del posto per i degenti, non lo so. O magari sì, si sono fatto concerti, però. Sì, anche perché... due felci rari. Ah, questo magari poteva essere una serra. No, non è una serra. Qui però ci sono. Vedi che ci sono anche tipo... tubazioni giganti. Non è che la lavanderia? Possibile, sai. No, le caldaie. No, la lavanderia in fondo, il reparto più a sud.
ascolta, perché se non troviamo le... Cos'è stessi negativi? Sono tantissimi negativi, è pieno tutto l'ospedale, in tanti posti si trovano e sono tutte radiografie, tante sono radiografie, sequenze di radiografie, di immagini, tipo sembrano ecografie o cose fatte, la TAC, fatte a strati, che ogni foto è uno strato. Altri invece mi era capitato di vedere che c'erano dentro foto, come si dice, foto, filmati di pazienti. E qui siamo di nuovo di fuori. Però pensa a prenderli, analizzarli, sti film. E siamo entrati in questo reparto e saliamo ai piani superiori. Oh yeah! E siamo al primo piano. Wow! Saloni immensi. Giganti. E di qua ancora di più. No. È pieno di murales. Belli. Qui la gente si è sbizzarrita. Ma non poco. Belli questi. Sì, sono due. E saliamo così al secondo piano, perché sopra ce n'è anche un altro, naturalmente stando attenti, perché finire sotto di qua Marco, guarda, non deve essere il massimo. Sì, vado. Io non soffro di vertigini. In effetti lì. Però ti vengono, cioè. Sì, lì sì. Io che ho sempre abitato al sesto piano ho un tantino di vertigini. Anche questo piano sono sbizzarriti con i murales. Chissà che reparto era questo. Comunque, vedendo le foto lo riconosco, perché sono foto, questi e quelli del piano di sotto sono murales che si trovano in tantissimi servizi fotografici e anche in alcuni video musicali, soprattutto di rappers, di gente che è venuta a girare il video qua dentro. Einstein. E qui le stanze sono uguali a quelle del piano di sotto, come sono disposte. Beh, però pensavo che fosse conciato peggio, rispetto ad altri reparti questo è ancora nuovo intero. La struttura? Sì, sì, qui c'è proprio lo scheletro della struttura, pieno di ragnatele, beh. Lo scheletro del tetto, qui è proprio sotto il tetto, ci sono le tegole di sopra. Ma si sale di un altro piano. E salendo su dall'ultimo piano si arriva sul tetto. Da dove si gode di un bel panorama. Ecco, dove prima avevo provato a uscire era là sotto. Come vedete, le piante sono cresciute a dismisura da quest'inverno. Quest'inverno ci si passava tranquillamente, adesso non ci si muove più.
questo è il reparto, quello lì, da dove siamo appena usciti poco fa, dai sotterranei, e adesso giriamo il resto dei reparti. Sì, uscendo da lì volevamo entrare di qua, ma è meglio evitare perché è tutto diroccato, c'è proprio il tetto che viene giù a pezzi, è pericoloso troppo, meglio evitare, al massimo una rapida inquadratura da qui. Ma oh, cosa sono questi scaffali? Cosa c'era su? Scaffali, eccoli qua. E di qua niente, si esce. Stanze, si esce di qua, proprio un edificio inutile. No, inutile. Però anche qui, ecco, è pieno di queste pellicole che non si capisce ormai più cosa ci sia su. Cosa hai trovato di interessante qua dentro? Niente, di là degli scaffali, di qua delle pellicole, probabilmente questo era un archivio, perché con gli scaffali di là un archivio, un magazzino per qualcosa, perché c'è proprio niente. Comunque questo sì che marcio sta venendo giù. Sì, poi i tetti sono, cioè ci sono proprio le sì, travi di legno. Sì, che... sì, questo è uno degli edifici non recuperabili, mi sa. Vabbè, allora usciamo e vediamo quello lì di fronte. E si entra. Wow. Capannone gigante. Di là ci sono delle scale che salgono. Sì. Sì. Di qui. Oh. Pieno di queste pellicole. Tutte ormai indecifrabili, nastri, bobine, quanta roba, videocassette, chissà cosa, bobine di... Questo deve essere un archivio di tutta la documentazione fotografica, magari filmavano anche i pazienti, perché questi sembrano proprio film, fotogrammi di film, non sembrano radiografie o cose del genere. Qui uno scivolo. Beh, andiamo a vedere di sopra. Vediamo di sopra. Dei bagni. Stranamente non distrutti. Ancora una tazza intera almeno c'è. Di qua? Sì, occhio, qua. Scusa, sono curioso, un pezzettino vado a vederlo. Giusto per capire. Oh. Aspetta, io però non ho la torcia. Ah, ce l'ho io. Stanzoni grossi qua. Eccola qua la torcia. Grazie, no, perché sennò non vedo nulla. Sì, sì, tieni. Grazie mille. Qui sono tutte stanzoni grossi. Che cosa c'è? Stanzoni grossi con resti di amianto. Ah, bene. Tanto amianto. Salutari proprio, eh? Sì, da una parte e dall'altra, ma quintali di amianto. No, torniamo su, guarda qua. No, aspetta che faccio la foto. Lo vedi la chioma? No, io non ci metto i piedi, eh. No, perché di là ci sarebbero altre stanze da esplorare, ma bisogna passare su questa roba. Sai cosa si solleva su? No, andare via. Ci sono? Le turche. Comunque. Altri bagni. Purtroppo anche
Dei reparti, solo due o tre è rimasto scritto che reparti erano all'ingresso. Quindi, sapere cosa ci fosse qua dentro... è dura. Oh, il rilevatore ha fatto una piccola mossa, ma proprio piccola piccola. Tornando indietro... Asciugamani, calze, camicie, cartella dell'83, il mio anno di nascita, avevo qualche mese, buono di prelievo dal guardaroba. Magari questo era proprio il guardaroba, e dietro altri documenti, sì. Stesse cose. Sì. Qui tutto murato, sfondato, i vandali si sono divertiti. Una ricetta? Una ricetta? Naturalmente le scritte calligrafia da medico che non si capisce niente. Vabbè. No, che bello che questo è il corrimano. Oh, sì. Scale un po' più sicure. Di quelle di prima. Ogni tanto c'è il rilevatore che si muove. Allora, qua ci sono solo due stanzoni. Nulla di che. Questo cumulo di... sono tutte carte, cioè sono carte, tutti i documenti, ricette. Sì, questo però non ho capito che cosa sia questa roba. Questo qui probabilmente era un archivio. Infatti adesso dove siamo in piedi sopra sono tutti, guarda, tutti i libri, proprio siamo sopra un ammasso di carta alla quale è stato dato fuoco. Sì, questo sicuro. Più si è presa la pioggia, quindi è tutta marcita. Ma questo qui doveva essere probabilmente un archivio con tutti i documenti della gente dell'ospedale. E questo qui era lo scivolo portapacchi, perché ha il rullo, quindi... Ah sì, il nastro trasportatore. Sì, adesso è tutto bloccato, però aveva sopra il nastro e serviva per portare i pacchi di documenti dal piano di sopra al piano di sotto. Sì, questo è del 2001. Sì, sono più recenti. Quando era proprio ospedale. Sì, fino a quando è stato aperto i documenti c'erano. Certo che, pensa qui, quante informazioni di quanta gente della quale non saprà più nulla. E se... la privacy di casa. Sì, vabbè, ma anche i documenti conciati così erano documenti pubblici alla fine, questi. No, non era così privacy. Ma tutto pieno. Pieno, a parte... Oculistica. No, a parte col tempo che si sono distrutti, degradati, ma qui anche quelli che sono venuti a dar di fuoco, ma dai, ma come si sta? Ma perché? Non hanno niente da fare. Davvero. Avevano freddo? Del fuoco, del legno, no? Della carta che finisce subito. Bah. Non si resta che scendere da qua. Ah, c'è l'altra stanzone. Ah, vero. Non sarà troppo diverso da questo. Questa è la porta di un bagno. Questo è quello che resta del quadro elettrico, se lo sono portato via tutto. Cosa se ne fanno, non lo so. Magari le parti elettriche, valvole, relè, interruttori, robe così, possono riciclare, se le riciclano a casa. Vabbè.
anche qui murales pieno, però vedi, come ho sempre detto, i murales sì, magari non è troppo educazione farli, però non rovinano neanche niente, se uno vuole poi rimbianca i muri, ma qui è tutto scempio, guarda, tutto sfondato, vandali proprio, vandalismo. Bisogna stare attenti perché ci sono buchi nel pavimento che portano al piano di sotto, evitiamo. Sento osservata qua, tutto a posto. In effetti anche il rilevatore sta segnalando pochissimo, però ogni tanto, come lì adesso mentre siamo venuti giù dalle scale, siamo usciti da quella porta, ha fatto due scattini, però proprio una cosa minima, però come abbiamo visto sopra sto andando a fotografare sì. La parte del nostro trasportatore. Sì, comunque come abbiamo visto sopra, campi magnetici qua non ce ne sono perché non c'è proprio corrente, i contatori sono stati proprio sradicati via tutto, non esiste più niente, e quindi questi scattini che vengono fatti ogni tanto sono cose un po' strane. Sono ancora fatto una piccolina, sono accendo questa, spingo questa così si vede meglio, sono tutti campi elettromagnetici che non dovrebbero essere qui. Io ho provato andare avanti, tornare indietro quando li ha fatti, ma non ha più rilevato niente. E quindi, boh, sono campi magnetici che qui non dovrebbero essere, debolissimi, ma ci sono, eppure qui corrente zero. Procediamo. Questo edificio mi incuriosisce molto. Sì. E non ci sono mai entrato, vediamo se riusciamo a trovare un ingresso. Andando avanti per il sentiero si dovrebbe riuscire a trovare l'ingresso, perché anche l'altra volta che ci ero venuto di qua era da dove eravamo usciti dai sotterranei, quindi da qualche parte c'è un ingresso. Allora qua è molto buio come reparto, ci sono ancora le altre scale sulle quali io non salirò, mi dispiace. Magari faccio un salto su io. Anche perché giusto. Non so se tengano ancora stessa cali qua. Perché guarda come sono tenute male là. Un attimo che accendo tutto. Sì, in effetti è tutto sbrecciato. Non sono proprio così sicure come le altre. No, poi guarda qua. Cioè, sta venendo giù tutto, anche il soffitto. No, qua. No, vieni via da là, Marco, per favore. Sì, no, vabbè, tanto qui in testa non mi viene niente, perché non dovrebbe. Vediamo nelle stanze, almeno a piano terra, cosa c'è. Ah, questo è il famoso pavimento che non si sa perché. C'è chi dice che questo sia opera di spiriti, di fantasmi. Sono state sollevate tutte le piastrelle, tutte, in questa forma geometrica strana, e sono state ammassate tutte nel centro della stanza. Il bello senza romperne una, tutte tirate via intere, ce n'è pochissime di rotte. Non è un lavoro da piastrellista, perché una volta che tiri su le piastrelle si rompono, qui invece sono state tirate via su tutte intere e sono state ammassate tutte qui nel centro della stanza. È per questo che in tanti che sono venuti qui a visitare sono convinti che sia opera di fantasmi. E in effetti è strano, Lì in quella stanza ci sono tutte sedie accumulate, là in fondo. Sedie sbattute lì. Penso sia una cucina, non lo so. Ma lo sai che
Le cucine, beh, in effetti questo... Sì, allora, questa era proprio la cucina davvero di questo reparto, infatti c'è ancora il forno, tipico anni 70, di quelli con la bombola, lo spazio per la bombola a gas di fianco. Si apre anche. Sì, beh. Opla. Forno, basta. Certo non trovi la torta. No. E in effetti c'è anche scritto cucina. E quindi possiamo uscire anche da questo reparto, che da dove si esce bisogna ripassare dalla stanza qui, la stanza del pavimento maledetto. È vero, sì, qui c'è l'ingresso dei sotterranei che... Esatto, che è da dove ero uscito la prima volta che ero venuto. Però, ecco, per andare negli altri reparti di qua sotto facciamo prima. Sì? Sì. Devi andare a recuperare il computer anche. Sì, ma dopo. Ci manca anche. Io vado nella tua stanza. Va bene, allora vengo anch'io. Ci sono bagni, vasche da bagno qua dentro. Qua. Vedi? Sì. O quello che resta della vasca da bagno, perché resta solo il muro attorno. Resta solo il muro attorno e la vasca da bagno è stata portata via. Dai! Qua c'è uno specchio. Oltre che vandali, pure ladri. Anche là uno specchio. Sì, questo era... Ma non so che reparto fosse questo, cosa ci tenessero. Non ho idea. Vieni, vieni Marco, ci facciamo un selfie. Sì. Però ecco. Sì, sempre no, la vasca da bagno distrutta, tutto distrutto perché i vandali... Insomma, vandali, fatevi una vita. Però ecco, i vandali hanno distrutto sotto, ma questo sopra è l'umidità, il tempo che ha fatto crollare. Non penso che i vandali siano arrivati fin là sopra. E allora, si esce. No, guarda che c'è un'altra stanza. Ah, un'altra? Ah, è vero, ci sono quelli di qua. Che saranno simmetriche alle altre, infatti, più o meno. I resti di un armadio. Dentro non c'è niente, c'è solo la maniglia distrutta. Qui distruzione più totale. Altre scale che salgono nel fondo. Lì sono altri bagni, sicuro, si vede, sì. E qui ci sono altre scale che salgono. Oh! C'è anche un cratere che porta direttamente nel sotterraneo. Beh, queste scale sono più sicure. Guarda, c'è un attimino meglio tenuto. Se non hanno, non si sono portati via la vasca. L'hanno distrutta. È come se è tutta crepata, sbrecciata. Sì, no, ma... Però c'è ancora, almeno non l'hanno portata via. Occhio. Sì, 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 ho già visto che c'è il super buco qua. Io su non salgo. Io provo a fare giusto una passeggiata almeno al primo piano. Sicuramente sarà tutto diroccato, ma visto che qui le scale si appoggiano su muratura salda, almeno al primo piano ci vado. Vediamo. Vai, vediamo. Sono un po' più larghi rispetto. Sì, no, questi. No, vieni via da lì, perché puoi andare solo al primo piano. E infatti voglio vedere solo il primo. Cioè... Ho visto. Infatti volevo andare solo. No, beh, volendo ci si passa attorno, però no, però... evito al primo piano, però ci si sale.
Non c'è? Stanzone. Nulla di che? Nulla di che, col pavimento che è abbastanza incavato. Meglio evitare. Scendo. E finito di esplorare questo reparto, scendiamo nei sotterranei di nuovo per andare rapidamente ai reparti più a sud. Sì. Aspetta. Oh. Per non hai la torcia. Qui si scende di qua, si scende. Ci sono qua ancora dei resti delle porcherie. Guarda, qua secondo me ci sono delle suppellettili originali del tempo. Ah, ma qui è tutto originale, la brandina, gli armadietti dell'ospedale. Aspetta, erano questi. Il fotografo Marco. Sì. Questi erano gli armadietti dell'ospedale. Bisogna scendere senza perdere la mappa. Infatti. Vabbè, che bene o male sono a memoria. Un rubinetto, lavandino. No, qui ci sono tubazioni delle caldaie. Come fai a salire di qua? Di qua. Oh, è vero, l'altra volta siamo passati lì risaltando. No, aspetta, provo a vedere se si riesce. Io ti rendi conto che sono piccola. Sì, ma non è. Che altro è la scala che ha i gradini stretti. No, fa schifo. No, io non riesco a passare, Marco. No, qui. No, poi è pericoloso. Perché venendo da là si riesce a fare il saltino qua e ci si aggrappa, invece di andando di là non ci sono appigli. No, Marco, lascia perdere. Sì, ma no. Hai visto dentro cosa c'è? Che schifo. Sì, passiamo. Ci becchiamo ancora l'amianto un'altra volta. Passiamo da sopra, che ci conviene. Però che strano, due volte che vengo qua è cambiato tutto. Tantissime cose che sono cambiate. Qua giusto la scala. Ma cos'è che c'è ancora l'armadio? Non l'avevo visto. Ah, c'è un armadio. Guarda, un armadio con delle scarpe. Wow. Di colore sta riprendendo? Sì. Stiamo andando verso i reparti più a sud, visto che dai sotterranei non si passa, sperando che non siano circondati di rovi come prima, che non si poteva proprio passare, non ci si muoveva. Adesso vediamo quando ci arriviamo. E sulla strada troviamo il campo sportivo del manicomio, ormai tutto distrutto anche lui. Ma restano le tribune. E lì in fondo, dietro agli alberi, si vede la villa napoleonica. Proprio quella lì. Questo è il reparto, uno dei due reparti più a sud. Passando dei sotterranei non ci siamo riusciti ad arrivare perché c'era un corridoio bloccato. E adesso cerchiamo una strada senza rovi, anche perché qui la vedo dura, ma ci proviamo. Di qui si entra e bisogna seguire il sentiero. Naturalmente in mezzo ai rovi.
Ah, mi sono punta la mano. Ah, oddio, non so cosa possiamo fare qua dentro. Madonna. Vediamo. Oh, qui è proprio tutto distrutto. Allora, qua c'è un'entrata di un sotterraneo. Per sotterranei, sì. Qui è proprio impossibile il passaggio per via delle suppellettili tutte accumulate. No, che suppellettili? Qui sono proprio rottami. No, sono armadi. Sì, rottami di armadio. Proprio... Vediamo magari aggirando. No, stanza vuota. Beh, però, visto che l'armadio è di metallo, è resistente e ci si può passare sopra. Ha girato l'ostacolo. Corridoio. Corridoio. Sì. Oh, qua c'erano dei bambini. Sì. Pare proprio una stanza. Sì, una stanza per pediatrica. Sì. Qua c'è un bambino armadio. Sì, ma che bello il castello, cioè. E nel castello cosa c'è? Il fantasma che guarda fuori dalla finestra. Disegno per bambini. Hanno aggiunto dopo. Sì, hanno fatto aggiunto dopo, però. Vedendo cos'è il primo momento, armadio naturalmente vuoto, c'è niente. No, non c'è nulla. Poi che bella una stanza tutta pitturata così. Sì, però, anche lì, la papiera è bella, la tartaruga. Bagni. Dei bagni anche questi con le porte tutte colorate, le porte, una porta resta, però anche questa tutta colorata. Sì, mi sa che questo è un reparto per bambini. Sì, pediatria, qualcosa del genere. Sì, perché guarda, ci sono i dei pezzi di Lego, pezzi di giocattolo. Sì. Già, vero? Sì, era proprio il reparto bambini. Qualcuno si è divertito a dar fuoco. Oh, si è mosso. Oh, si sta muovendo. Guarda. Si è fermato. Urca. No, vuol dire che qui qualcosa c'è. Aspetta che mi sposto. Mi sposto e il campo magnetico mi segue. Non ci vuoi? Non so cosa sia chi sia, però qualcosa c'è qua. Basta, ha smesso di segnalare. No, guardalo. C'è qualcuno. Da qua. Qui dentro. No, basta, non dà più segni di vita. Qua non c'è nessuno. Qua armadi? Quando sono entrato in questa stanza che ha iniziato a segnalare. Adesso basta. Ok, qua faccio un po' di foto. Sì, sì. Strano però.
e adesso basta. Armadi sfondati. Sì. Un corridoio dei tavoli. Un tavolo, una scrivania. Sì, non c'è proprio niente. Non c'è proprio nulla. No, e lì c'è una cuscina però. Però si esce sul retro. No, ma qui ci sono i rovi. Infatti. E scale che. Ma oddio, però ascolta. Fanno fare. Vabbè, se usciamo di là da dove siamo entrati è sì, più no. rapido. Infatti, infatti. Comunque questo stranissimo, hai visto lì, si è attivato sì. in quel punto, così. Boh, torniamo indietro. Sempre facendo passando davanti a questa stanza era, vediamo se adesso stesso posto si muove. No, c'è nessuno che vuole comunicare con me? No, qui, altra ala dello stesso edificio. Stanzoni vuoti, una scrivania e cassettiere abbandonate qua. Cos'è questo? Ah, scusa un attimo, questo cos'è? Scavo lì un giornale d'epoca al manco, che giornale, curiosità. Cose di casa, anno per curiosità? 2000, è già nuovo. Frigorifero. Certo che divertimento c'è a vandalizzare tutto così, io non capisco. Entrando da questa finestra di un bagno siamo riusciti a entrare nell'ultimo reparto. Ma qui c'è roba appesa. No, c'era già anche l'altra volta, sì. È sempre stato appeso qua. È una coperta. Era proprio una coperta dell'ospedale, azienda ospedaliera numero 32. No, infatti qua in questo reparto c'ero già stato. Era l'unico qui a sud dove c'ero stato. È proprio il vuoto e nulla. Un disfacimento, proprio non c'è niente. No, proprio nulla. Di qui c'è un ingresso per i sotterranei di là, però boh, a questo punto conviene uscire da dove siamo entrati. Infatti, poi c'è un sito per anche, no, anche perché poi come hai visto i sotterranei c'era il pezzo bloccato. Andiamo in fondo, cosa c'è in fondo? Altre stanze simmetriche come da queste. In pratica qui tutti gli edifici, essendo caserme una volta, essendo stati progettati come caserme, erano proprio tutti simmetrici. Bagno. Qua, materiale di muratura. Sì, qui è anche gente che viene a scaricare la loro immondizia. Esatto. Oh, guarda, qua c'è un reparto che sale.
e là dietro probabilmente ci sono altre scale che scendono. Ai voi che entrate in questo luogo di sofferenza. Ah beh, scritte invitanti? Sì, comunque questo non è sotterraneo, ma non conviene adesso. Proviamo a salire? Sempre le solite scale, però se tanto mi dà tanto... Al piano di... No, già so che al piano di sopra è come quello, non c'è niente, perché questo reparto l'avevo già visitato e si vede bene nel primo filmato. E sì, nulla di che. Sì, tutti i documenti abbandonati di gente della quale non se ne sa più nulla. Qua è l'ascensore. Inutilizzabile perché non c'è corrente. Oh, impressionante. L'ascensore. Probabilmente portavano le barelle, visto che sì, è in dimensioni da barella, quello per forza. Altro stanzone, qui ci devono essere rubinetti, deve essere un reparto, magari una stanza di cura, di certo non era con dentro dei letti, no, perché se c'è qui un reparto piastrelle, sì, quadri elettrici svelti, comunque se qui c'era tubazione, un rubinetto così doveva essere probabilmente un ufficio di un medico dove c'era anche rubinetto, un ambulatorio, ecco. Bagni? Bagni, naturalmente. Altre stanze tutte distrutte. Ancora documenti del 2000 qua? Documenti, scheda anamnesica per il rilascio rinnovo dei libretti di identità sanitaria. Qua qualcuno ancora ha dato fuoco, qua un'infinità di fili. Cavi che cosa sono? Ma penso che sono tutte guaine di cavi elettrici, ma cosa sì. Ci fanno qua? Ma magari hanno rubato il rame. Ah, è vero, ecco. E l'hanno buttato qui. Sì, ecco perché. Ah, se non mi inciampo però è anche una cosa. È vero, qui infatti qui c'è tutta cenere di plastica, amianto, carta e cose varie che qui hanno dato fuoco per estrarre il rame dei cavi elettrici. Che tristezza. Le luci. Sì, qui è proprio buia sta stanza. Mm-hmm. Più buia dei sotterranei. Qua si esce ancora. Si esce, ma sul di dietro, no, sul di fianco, infatti quello là è l'altro reparto dove eravamo prima, quello che si vede là in fondo. E dopo aver visitato questo che era il reparto più a sud di tutto l'ospedale, torniamo indietro verso di là a recuperare il computer. I microfoni. Oh yeah. Oh. Questo è il capannone di prima, da dove siamo usciti, sì, dai sotterranei prima. Adesso ci stiamo girando intorno per tornare verso la parte alta del manicomio, perché è appunto su due livelli e qui siamo in basso e stiamo tornando verso l'alto. Siamo saliti su da là e ci siamo ritrovati in alto, esattamente dove dovrebbe esserci, se non sbaglio, infatti è qua,
il pratone col cancello, eccolo lì, dove c'era il reparto degli agitati, proprio questo cancello. Sono ancora le inferriate? Sì, quello lì è da dove siamo entrati prima e da dove rientreremo dopo per recuperare il computer nei sotterranei. Questo qui, se non sbaglio, doveva essere... È il reparto di osservazione donne. E cura donne. Esatto. C'è proprio scritto qui il... c'è proprio qui il cartello. Anche qui tutto vandalizzato. Materassi, scendiamo, veloci, materassi per terra, tutte le porte divelte, imbottiture di materassi in giro per terra. Anche qua materassi? Sì, sì, tutto. È come che qualcuno avesse usato questo posto come discarica. Sì, e tantissimi lo usano come discarica qua. Facciamo un cappotto. Gente discarica. Qui il classico quadro elettrico dove hanno portato via tutto. Ancora le nostre amate scale. Oh sì, di qui ci si sale, c'ero salito. Cosa c'è su? Altri piani come questo, non c'è niente... No, sì, sopra c'è una soffitta interessante, però pericolosa. Ah, evitiamo. Però gli altri piani sono tutti simmetrici di questo. Qua l'ascensore. L'ascensore in disuso, perché figuriamoci, non c'è corrente, non c'è ascensore. E ci sono... No, questa è stanza vuota, sì, non c'è niente altri. Rottami, spazzatura e basta. Uno schifo. No, qua sono uno schifo. I resti di un cesso. Sì, questo tra l'altro è un padiglione più... recente, si vede dal soffitto, sì, che esatto. È stato tutto controsoffittato, anche se poi è stato demolito anche questo. Questi sono stati sì i vandali, però di sopra simmetrici, tutto fatto che segue la stessa forma, la stessa pianta per forza di questo edificio, ci sono, sembrano uffici. Sì, questi sono interessanti. Tutto distrutto e basta. Qua ancora bagni. Bagni naturalmente, tutti distrutti anche questi, infatti, figuriamoci. Qua ci sono delle sedie. Sì, ma anche qui proprio tutto distrutto. Stanze vuote, tante stanze vuote e basta. Anche murate. Eh sì, murate per cercare di non far entrare i vandali. No, non è servito a niente, perché hanno sfondato tutto lo stesso. Vietato l'ingresso, pericolo, ma non c'è scritto che reparto era, te l'ho detto. Solo in pochissimi reparti è rimasto l'indicazione di che reparto fossero. Allora, di qui
è per scendere in sotterranei, e qui possiamo fare un giro. Certo. Qua ci sono ancora delle scale che portano di sopra, sì. Salire? Vabbè, se vuoi salire andiamo. Sì, giusto per fare un giro al piano tanto sopra. Qua sono, cioè, qua tengono senza problemi le scale. Sì, qua non sono sottili come dall'altra parte. No, e poi soprattutto qua non corri mano. Però sto petto è un po' pericolante il tetto. Ma a noi al momento interessa il pavimento. Esatto. Solite frasi: lasciate ogni speranza voi che entrate, che fantasia. Wow. Qui c'è, ci sono altre scale, però portano nel sottotetto. Sì, qui portano nel sottotetto e qui sono davvero pericolose. E questi muri impressionanti, dalla muffa il muschio che c'è sopra. Vuol dire che c'è un'umidità tremenda. Oh. C'è una stanza. Qua sono tutti i mobili. Con comodini, armadietti. Ma c'è uno zoccolo addirittura. Tutto buttato giù. Anche qui si sono portati via tutto. Tutto no. Più che altro hanno distrutto tutto. Dove qua? Wow! Quando c'ero venuto a gennaio e poi dopo a febbraio, questo era intero. Non era venuto giù così. Guarda, anche tutti i buchi, questo man mano cade. Sì, sì, sta cadendo, ma ha iniziato recentemente. Guarda anche qua. Qua è proprio crollato inesorabilmente tutto. Sì, cavolo, ma quando ci eravamo venuti appunto quest'inverno. Però secondo me ci hanno anche dato fuoco, forse. Sì, 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 sì. Questo è stato un dolo, non è stato un crollo per l'umidità, secondo me. No, no, questo è un dolo, qui è tutto a fuoco e si vede tutta la legna bruciata. Che schifo. Anche qui, in tutte le stanze c'è qualcosa, qualcuno si è divertito. C'è ancora puzza di bruciato. Sì, 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 sì. Addirittura, perché poi qua l'aria sta via, l'aria non passa tantissimo. No, qui l'hanno tra fuoco recente questo. Okay. No, poi te l'ho detto, quando c'ero venuto quest'inverno, qui il tetto era sano. Perché sembra che è ancora solido qui. Sì. Qua hanno accumulato ancora lettini, armadi. E cose così. Qua secondo me sì, ancora d'olio, perché è ancora tutto bruciacchiato. Sì, 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 no, no questo qua, no. Anche qui. La paura uccide voi umani, non noi artisti. Questa me la ricordavo, sta scritta.
Cavolo, un peccato, ma quando sono venuto davvero? Tutto negli ultimi mesi che si sono fatti questi buchi. Sì, qua hanno ancora incendiato, mi pare. Sì, anche qui. Che schifo. Sì, incendi anche qui. Tutta legna bruciata. Sì, ma vuol dire che per dare fuoco a lì sopra sono saliti sulla soffitta. Sono di sopra e hanno fatto il fuoco in soffitta. Dove? Di qua? Cos'è questa? Questo qui era il bagno per i disabili. Esatto, il bagno per i disabili. Anche qui bagni, c'è anche una scarpa di un bimbo. Qua ancora letti e armadi, però qua devo inserire ancora il flash perché la stanza è buia. Buonissima. Dicono tanto dei sotterranei, ma fidatevi, molte camere sono molto più buie di loro. Guarda anche la muffa che si è creata all'angolo. Sì, all'angolo, ovunque, ma basta vedere anche i muri qui all'esterno. Io faccio una lucertola. Basta vedere i muri qui all'esterno che sono tutti ricoperti. Una brutta. Bella lucertola. Ma mi fa molto. Ciao signora lucertola. Vai via, la brutta. Ciao. Allora, qua ci sono delle scale per scendere. Qui. Anche qui tutto sfondato. E tu mi stavi dicendo che c'era chi voleva riqualificare questo posto qui a Solaro, giusto? No, qua siamo all'Inviate più che a Solaro. L'Inviate, vabbè. E che però qua vedo davvero ben poco da poter riqualificare. Però è stato anche un grosso spreco far ridurre, diciamo, un edificio così grande, cioè un complesso di edifici così grosso in questo modo, perché si poteva fare comunque altro. Sì, no, poi tra l'altro tutti questi crolli, io c'ero venuto qui appunto d'inverno e non c'erano. Questo è stato fatto tutto recentemente, quindi prima di tutto andrebbe messo in sicurezza, quindi impedire di far entrare gente, perché anche questo, i vetri infranti, questo non sono intemperie, questi sono vandalismi. Qui si gira attorno. Oh là là! E questi sono andati da fare? Eh beh, il solito quadro elettrico con tutto asportato. Qua c'è ancora altro. E un altro corridoio. Questi saranno tutti uguali. Tutti uguali, sì. Possiamo magari passare? Sì, tanto si fa il giro, passando da una parte o dall'altra. Giù di... No, sì. Da qua siamo arrivati. Da qui sì, sì, è vero, abbiamo già fatto tutto il giro allora. Guardo queste scale. Sì, 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 abbiamo già fatto tutto il giro. Ecco, questo allora, è il giro panoramico. Torniamo giù di questo reparto. Torniamo giù. Dopo aver fatto il giro anche di questo reparto, torniamo giù di sotto a recuperare il computer. Questo è sempre l'ingresso ormai ben conosciuto.
quando vedi il fantasma, chiude gli occhi e grida vai via, e si scende. Oh, qui sotto c'è sempre uno sbalzo di temperatura incredibile. E siamo tornati nel tunnel, ecco qui il computer, vediamo. Sì, sta ancora registrando. Oh yeah. Adesso ci accingiamo a uscire dai sotterranei e dall'ex manicomio. Quindi siamo all'uscita di un sotterraneo. Sempre il solito sotterraneo, tra l'altro. Lui. E siamo fuori. Oh. C'è uno sbalzo di temperatura tra dentro e fuori. E mentre ci avviamo verso l'uscita, passiamo davanti a questo capannone che le altre volte che ero venuto non era aperto. Adesso invece si può entrare. Allora, questo, a parte tutti i materassi distrutti giù, però questo riconosco dalle foto che era uno dei capannoni dove erano stati fatti dei rave, proprio qui dentro, qui sotto. Qui pare che ci dica qualcuno, c'è un camino improvvisato, una cintura. Vabbè. Qui mi sa che ci dorme qualcuno. Sì, qua è occupato da qualcuno. Stavi dicendo che di là ci sono altre scale? Sì, ci sono delle scale che portano giù. Probabilmente sì, sempre. Ti portano ancora il sotterraneo. Sì. Dove sono? Di là. Quelle. Dentro, vediamo. E sì, qui di sotto si scende ancora giù per i sotterranei. Bancone questo, con una vetrata. Sì, era qui c'è la vetrata, sembra un bar, ma non penso. No, non è un bar. Non so, lì dentro c'è un quadro elettrico. Naturalmente tutto portato senza via. Fili di rame. Sì, tutto portato via. Vabbè, e infatti chissà perché, guarda un po'. Le guaine dei fili di rame sono qui, tutte aperte. Che vandalismo. Che scempio, proprio fa girare le scatole vedere queste cose qui dentro. L'ultimo posto, cos'è? Ma credo ancora qua dire. Un recinto. Beh. Anche lo smile. Sì, no, probabilmente questo era. Visto che lì ci sono quei controlli, doveva essere da dove
controllavano, qui c'erano probabilmente dei ponteggi per movimentare merce, magari scorte per l'ospedale, e da lì lo manovravano. Ah, qua hanno anche una griglia. Sì, anche di là c'era un forno improvvisato lì nella stanza, che è quella che si nota bene che è occupata. E bomba, usciamo. Bene, avete visto questa esplorazione, avete visto i reparti che negli altri video non si erano visti, comunque vi abbiamo fatto vedere anche quelli che avevamo già visto più o meno. Più o meno abbiamo visto tutto quello che c'era da vedere, tranne la villa di Napoleone, perché lì è un po' impossibile entrare. Perciò, che dirvi, vi salutiamo. Ciao. E ci vediamo alla prossima esplorazione. Oh yeah. Ciao a tutti, eccomi qua di nuovo a casa. Come avete visto, questo posto sta degenerando rapidamente. Rispetto alle altre volte che c'ero andato, è molto più diroccato. Sta crollando tutto. Avete visto parti di tetto che stanno venendo giù, i vandali che si divertono sempre di più, lo distruggono sempre di più, e se va avanti così non so quanto si possa recuperare e quanto potrà restare ancora in piedi questo posto. Perciò sarebbe meglio fare in fretta a recuperare il recuperabile. Venendo alla parte paranormale, come avete visto, il rilevatore di campi elettromagnetici in alcuni posti segnalava, in alcuni leggermente, nel reparto pediatrico invece segnalava tanto forte. Sono segnalazioni strane, perché lì, come avete visto, tutti i quadri elettrici non esistono più, corrente elettrica non ce n'è e quindi non dovrebbero esserci, però c'erano. Tutte le registrazioni audio, quello che sono riuscito ad ascoltare fino adesso, non c'è niente di interessante, sentono solo gocce di umidità che inesorabilmente cadono dal soffitto, ma per ora non ho trovato nient'altro. Comunque tutti i risultati li troverete come al solito nel video finale di questa serie di esplorazioni. Perciò ci vediamo alla prossima esplorazione. Oh yeah!